Perfetto ragazzi, perfetto, ecco qui il vostro Diablotex pronto a continuare qui su Babylon's Fall in collaborazione con Playon Italia. Allora, ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi inviato un codice della versione completa in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto lo staff di Square Enix. Come si può ben vedere, ho ripetuto insomma qualche livello già giocato per ottenere del loot. E quindi speriamo che sono potenziato al punto giusto per continuare la scalata di questa torre, sperando che insomma vada tutto per il meglio. Ringrazio anche tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti ragazzi. Diciamo che si può continuare e godiamoci questo titolo che sinceramente dalla critica è stato abbastanza stroncato, ma che a noi non interessa perché... Per me che sono un vero videogiocatore non mi faccio illudere da questi recensori. Quindi noi ci sentiremo tra poco perché a quanto pare c'è una cutscene. A tra poco ragazzi. Captain. Alien, is Sergius... He's alive, or something like it. This is the work of the local Galu lord, make no mistake. We call her... the Spinner. Sergius isn't the first of her she's caught in her web, not by far. You're saying web, but surely you don't mean she's an actual spider, right? Well, she's got 8 legs and more eyes than I'm able to count, so there's scant hope of sneaking up on her. We'll have to flee Fort Griffin and regroup. What happened to ever stronger, ever upward? Listen, Lycus, I don't like it any more than you do. But you have to understand, sometimes discretion is the better part of valor, as it were. Knights may be one thing, but to a mercenary, there's no virtue greater than survival. There's an escape route we can take, leads straight to the caves. Follow me! Va benissimo ragazzi, iniziamo questa missione. Sono curioso, l'ambientazione promette molto 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 bene. Ok, sarà un tragitto non tanto abbastanza breve credo, perché sono 595 metri, quindi vabbè, ce la possiamo gestire, dai. Allora andiamo qui. Rompiamo tutto, rompiamo tutto ragazzi, io spacco tutto, forse non ci siamo capiti. Spacco tutto nel vero senso della parola. Che bello, che figata ragazzi. Altro che Spider-Man. Vabbè, comunque, possiamo... Ah, ma qui sopra? Beh, qualche forziere, che dite, lo troveremo oppure... Lo troveremo oppure... Vediamo un po'. È un po' resistente, diciamo, però può resistere ogni volta che vuole, ma io vado al devasto. Vado al devasto. Lo devo devastare, direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Bene. Non ditemi chi era solo perché sinceramente ho voglia di combattere, quindi... Ah ok, quello aveva il simbolo verde, quindi era un po' più resistente, perché qui li butto giù con più facilità, quindi...
Bene, bene. Li sto sterminando con più facilità qui, eh. Ma stai buono. Niente? Continui? Non puoi importunarmi, eh. Stai esagerando e non so se ti conviene, poi. Ne escono ancora. Ne escono ancora. Benissimo, vai. Veramente bene bene. Ce la possiamo fare? Yes, yes, alla grande. Alla grande, che facciamo? Ne escono... escono abbastanza nemici qui, eh. Non è che... non è una passeggiata, ecco. Non è una passeggiata. È una battaglia un po' sofisticata. Va bene. Ok. Vediamo un po'. Benissimo. No, un altro di questi qui. Allora, togliamoci di mezzo prima questi più semplici, almeno ci facciamo un po' di spazio e... speriamo bene. Comunque al momento diciamo che il mio livello di potenza si sta facendo rispettare qui, eh. Il mio livello di potenza si fa rispettare in ogni campo al momento. Poi vediamo. Vediamo un po'. Ok. È stato abbastanza intenso, eh. Dove andiamo? Qui. Saranno i soliti 4 capitoli, credo, per poi chiudere la missione. Credo che vada proprio in questa direzione, sì. Ullala, aspettate che lì ho visto un forziere, ma il problema è capire... vediamo un po'. Ah, l'abbiamo capito subito, ragazzi. Basta correre un attimino... poi andremo al salto e così via. Non ho visto un loot tanto appagante. Purtroppo no. Non era una cassa del colore che speravo. Ma vabbè, ci si accontenta. Ci si accontenta. Ci si accontenta, ragazzi. Ok. Benissimo. Bene, benissimo, insomma. Vabbè, mi sto distruggendo. Ho perso più vitalità io che... allora... a me il gioco mi gasa. Il gioco mi gasa. Un attimino. Ce lo teniamo così, lo portiamo a spasso questo. Vabbè. Ah, capitolo 2. Ah, c'è qualche ragnettino, vabbè. Questi qui sono semplici, eh. Sono abbastanza semplici da gestire, diciamo, ecco. Vabbè, non sono finiti qui, ci mancherebbe. Siamo a malapena all'inizio della nostra... ma qui? Cioè, me ne vado in giro di qui, di lì, insomma. Ok, va bene. E questo? Non lo buttiamo giù? Ah, non si stacca dalla ragnatela.
Vabbè. Ah, dobbiamo sconfiggerlo in questo modo, vabbè. È giusto per far perdere tempo, perché una volta colpito, secondo me, sarebbe potuto cadere giù senza tanti problemi, eh. Senza tanti problemi, ma comunque... Ah, ma il capitolo 2 è breve, brevissimo. Un capitolo 2 che... Sono rimasto deluso, io volevo combattere un po', invece... Mi tolgono la soddisfazione sul nascere, vabbè. Soddisfazioni ed emozioni tolte. Vabbè, andiamo avanti. Dai, su. Anche qui il loot misero, perché è verde. Ci vuole qualche cassa viola qui, ragazzi. Deve essere sul viola. Sul viola allora posso essere contento, ma... Questi colori qui, bianchi, verdi, buh, vabbè. Andiamo un po' avanti. Qui che abbiamo? Ah, un arco. Abbiamo un archetto. Va bene. Va benissimo. Ok, bene, bene così, Bene, bene così, ragazzi. Vai. Ce la facciamo? Vediamo un po'. Io vorrei tanto farcela, poi vediamo. Allora, non voglio morire. Finché posso, voglio ripristinare la mia vita con le pozioni. Poi sicuramente vorrei arrivare al boss finale, di boss fine livello oppure capitolo fine livello, almeno con 4-5 pozioni. Però, anzi, non capisco perché non aumentano fino a 20, oppure andando avanti man mano che potenzio il personaggio, non capisco perché non vanno in aumento. Però vabbè, dai. Allora, chi... Ah, ma allora sei tu che mi dai fastidio. Mi dai fastidio, bello. E non va bene. E non va affatto bene. Così non va affatto bene. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ullala, il capitolo 3 è andato, eh. Il capitolo 3 è andato. Ok. Ok, allora dove andiamo? Andiamo qui. Vabbè, questo qui non è che, sinceramente, non mi interessa perderci tempo, perché tanto
se devo stare a perdere tempo mezz'ora con un ragno appeso lì, scusatemi, ma anche no, rinuncio ad un po' di esperienza che sinceramente non mi riguarda, a me personalmente non riguarda. Via, ullala, che bello. Secondo me ne abbiamo ancora abbastanza su questo titolo, secondo me durerà ancora abbastanza poi, e spero che sia così. Spero che sia così, ragazzi. Allora, dove si va? Andiamo qui. E basta, ma finitela su. Ma finitela. La dovete finire, luridi idioti che non siete altro. Luridi idioti. Che non siete altro. Vediamo un po'. Siamo arrivati alla fine, con delle prospettive magiche, perché con 8 pozioni, vabbè, adesso ne ho usata una, sono rimaste 7, però siamo arrivati ad un bel traguardo. Ulala, e questo? E questo? Questo, questa, non so. Ulala, come sputa fuoco, Tosta! Questa come la buttiamo giù? Abu? Dite che la buttiamo giù? Si spera! Con tutto questo fuoco che butta giù non va bene! Non va affatto bene! Maremma, ragazzi. No, no. Via. No, vabbè, ma come si fa? È tosta per essere tosta. Buoni. Cerchiamo di mantenere la calma anche se non è semplice. Cerchiamo di mantenere la calma anche se non è semplice. Vabbè. È tosta, ragazzi. Tostissima la situazione. Tosta, tosta, tosta. Però dai, io continuo, Ho altre 6 pozioni. Credo che posso morire altre 2 volte. Sì, non sarebbe il caso di morire, però. Qui bisogna cercare di prenderla da dietro. Ecco, in questo modo. Questo è l'approccio giusto. Perché in avanti sputa il fuoco, quindi va a finire male per noi, ecco. Vediamo un po'. Vediamo un attimino. Ok. Maremma, che bordello. No. Spero di farcela, di non deludervi, perché la situazione qui si sta mettendo male. Si sta mettendo male. Si sta veramente mettendo male.
Ok. No, no, ma ce la possiamo fare, ce la possiamo... Ero un po' pensieroso, ma... La battaglia la vinceremo, sì, la vinceremo, ragazzi. A meno che non spuntano fuori altri nemici... Ce la posso fare. Ma non deve spuntare fuori nessuno, oltre questo. Maremma. Io immagino più avanti cosa può essere. Immagino cos'è più avanti questo gioco. Ma bello, bello, bello. E beh, ciccio, sei finito? No? Dici di no? Ma io dico di sì. Io dico che non ti resta molto, poi. Non ti resta molto, e no. È andato? Vabbè, ma il loot però, insomma, vabbè. Mi accontento, dai, mi accontento. Medaglia oro, mi dai anche un trofeo magari, perché, insomma, ho fatto una battaglia molto, 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 molto impegnativa, quindi un trofeo me lo merito di diritto, diciamo. Mi tocca di diritto. Vediamo un po'. Victory is yours. Victory, direi. Poca roba comunque ho ottenuto, Veramente poca roba, ragazzi. Poca, poca roba. Eh beh, va bene. For Captain Elyon. Wait, Maya, Kratos. All right. Just a bit further. We're almost at the mouth of the cave. Lycus, you're pushing yourself too hard. Fine. Really. There's bigger things to worry about than me. Hey, Elyon. Remember Ascalon? Of course I remember. You think I'd forget your old man's favorite sword? Do you think maybe if we had Ascalon, we could fight the spinner? Ascalon the Flame Spitter. Aye. It could burn a few of her eyes out, at least. My father have it with him then. 3 years ago. He did. Told me he'd returned it to the Cairn where he'd found it before the fighting that day. Jupiter only knows why he didn't take it into battle. But we all greet our own fates as we see fit, I suppose. I know the shrine. He took me there once. Maybe Ascalon's still there. All right, Lycus. Your plan's as good as any. Lead the way. Spider women. Swords with their own names. The very stuff. Interessante, ragazzi, Molto molto interessante, ma c'è un problemino.
c'è un problemino, cioè, ma veramente, cioè, mi ha dato questo poco loot che mi lascia un po' con l'amaro in bocca, devo essere sincero, però dai, in qualche modo bisogna anche accontentarsi, vediamo. E beh. Vediamo qualche arma qui, vai. Ok. Vediamo un po'. Vediamo un attimino, eh. Qui si abbassa di 36, però aumenta abbastanza il tutto, eh. Ok, va bene così, ragazzi. Andiamo a vendere quello che non mi occorre. Così faremo come sempre tutto insieme. Come è giusto che sia. Io vi rendo partecipi di tutto. Quindi il vostro Diablotex vi rende partecipi di ogni singolo passo che farò nella mia avventura su Babylon's Fall. Quindi, oh, facciamo. Ok, vai. Smantelliamo ciò che non occorre. Bene. Allora, detto questo, ragazzi, io posso tornare tranquillamente alla schermata del titolo e chiudiamo qui questo episodio, questo gameplay di Babylon's Fall in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio tutto lo staff per avermi inviato di Playon Italia, per avermi inviato un gioco, il gioco Babylon's Fall, un codice della versione completa in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto lo staff e il team di Square Enix, ringrazio tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube. Il vostro Diablotex vi saluta e vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao e alla prossima!